Avevano trasformato un appartamento in un laboratorio per preparare la cocaina da spacciare sul territorio. Due cittadini albanesi, uno 22enne e l'altro di 23 anni, sono stati arrestati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Pistoia che ha fatto irruzione nell'abitazione nelle prime ore del mattino di giovedì scorso, dopo averli trovati in possesso di 11 grammi di cocaina pura e di 11 grammi di sostanza da taglio. L'appartamento, dove la polizia ha trovato la cocaina e tutto l'occorrente per preparare le dosi e poi venderle, si trova vicinissimo al tribunale. I due vivevano da tempo a Pistoia, uno di loro aveva precedentemente lavorato in un vivaio, l'altro invece è clandestino. Procedevano a taglio, perché abbiamo trovato anche una sostanza da taglio, pesavano le dosi, le confezionavano e poi le vendevano sulla piazza pistoiese. Il sequestro comprende un po' tutto quello che è necessario per arrivare poi alla confezione finale, cioè la cartina per incartarlo, il bilancino per pesarlo, la sostanza da taglio, la sostanza pura. Nel complesso, siccome si trattava comunque di una piccola piazza di spaccio, sarebbero state ricavate da quel materiale che abbiamo trovato circa una cinquantina di dosi per un valore di mercato intorno ai 3.000 euro. E i clienti, come quando si tratta in genere di cocaina, sono di varie tipologie, insomma. La cocaina è una droga che ora viene usata, una volta era appannaggio solo di determinate categorie, anche di soggetti che avevano un certo spessore professionale ed economico. Oggi viene un po' usata da tutti, dai giovani nelle discoteche e anche da persone un po' più anziane, insomma, una clientela variegata. Voi l'avete